Bentrovati ragazzi in questo nuovo video, siamo con Persona 5 Royal e sarà l'episodio 11-12, non me lo ricordo. Allora, avevamo visto la volta precedente il memento, siamo entrati per la prima volta. Che anche lì dovevamo andare tra farming e fare missioni secondarie. Non mi ricordo più cosa dovevo fare, posso andare a lavorare, andremo a lavorare. Dovevamo studiare perché mercoledì abbiamo gli esami. Ma è il 7, volevo andare a vedere... Non mi fa andare via? No, non mi faceva andare perché siamo andati nei memento. E andando nei memento siamo stanchi e quindi ci sua. Tutti i giorni del 20, tutti i giorni che hanno avuto il 7 abbiamo avuto qualche cazzo. Allora studiamo, visto che devo stare qua a sto punto. Studia. Abbiamo il tè come al solito. Questo è arancia e cannella, ragazzi. Buonissimo. Perfetto. Io comunque fino a mercoledì studierei ancora. Dobbiamo andare la sera dal politico. Dobbiamo andare anche dal nostro amico delle armi. Che faremo tutto oggi. Così iniziano due social link nuovi. Forse. Ottimo lavoro con quello stalker. Il mio phantom affezionato website è tornato utile, vero? Facciamo sempre gli ignorri. Dentro di me so che è stato utile. Ah, avevamo anche la gara lì al burger cazzo buffo. Ti aspetto al dinner di Shibuya per cercare di passare. E andiamo. Ah, non avevamo una scelta, dovevamo farlo. Bene. Fare il PR, brutto lavoro, lascia perdere che poi diventi una merda. Non per forza, ci sono tanti PR, per lo più donne. In questo lavoro che sanno fare il loro lavoro e sono brave. Uomini ben pochi ne conosco che lo sappiano fare bene e lo sappiano fare normalmente. Altri invece sono proprio dei coglioni e delle teste di cazzo, però. いくら悪党を成敗しても誰も知らないままじゃだから怪盗団に救われたって人たちの書き込みをログにしたり夜怪盗事件を盛り上げるためには怪盗団の活動ottimo lavoro。本当?そう言ってもらえると徹夜しがいがあるよ。君たちが実際どうやって悪党を成敗そういうのペラペラ喋るようじゃかえって残念だから聞かない。なんたって 怪盗団はここの存在。残念だけど俺にでも怪盗活動を盛り上げ怪ちゃんを通じて怪盗団を戦怪盗団の人気をコントロールいやプロいわば怪盗団の戦略的広報担当。La gestione dell'immagine, carino. このロマンあふれる響き una buona che queste fanno salire, va. ただ、この情報戦ってのが意外ページ版の書き込みもいろいろあってさ嘘っぽいのとかこういうガセで怪盗団の真実が埋もれたら元も子もなくなっちゃうはあ、大丈夫 そういうの俺がきっちり仕分ける実はもう有力な情報には目をつけてるんだまずは身近から怪盗団の活動俺頑張るかガンベレット
Oh, senza ridere. Buono, buono. Chissà se riuscirò a portarli tutti a 10. Ora Mishima ti fornirà informazioni sugli obiettivi nei Memento. Dopo aver innescato un risveglio del cuore in un obiettivo, incontrare Mishima rafforzerà la vostra fiducia reciproca, facendo sì che lui ti fornisca più informazioni sui nuovi obiettivi. Bravo, va, vai a dormire. E la mattina l'abbiamo buttata così. Oh, Ibarra, senti questa. Prima stavo controllando il fansite, ho trovato un sacco di commenti di hater dei Light del Fantasma. Sono così arrabbiato che mi è passato il sonno. A questo punto preferisco stare sveglio a rispondere. Le notti in bianco fanno male. Cosa c'è? Ti preoccupi della mia salute? Oh, grazie. Ora mi sento ancora più determinato. Vai a dormire. Comunque ce la metterò tutta. Sta a guardare. Capito un cazzo. Beh, il dovere chiama. Devo prepararmi per la battaglia del fansite. Minchia. Sarà una serata folle di moderazione e ban. Questo mi ricorda un nostro ex collaboratore e amico, Alexandros. Che bannava a destra e a manca. Gli esami intermedi si avvicinano, vero? Fareste meglio a studiare. Il linea di CV di cui ti parlava Mishina sembra un buon posto per studiare, vero? Ora puoi uscire la sera. Che ne dici di provare? Cazzo, è vero. Dobbiamo comprare tutto. Set rilassante. Tutto ciò che serve quando vi sentite al meglio. Olio di recupero, 3 gel rilassanti e una capsula d'allerta. Prendo quell'altro, quello per la pianta. Sì, per la pianta, dai. Andiamo qua. Così iniziamo il nuovo cazzo buffo qua. Questa è aperta? No. Sì. Proviamo. Magari ci va bene. Il treno impazzito, i raptus misteriosi, una scuola con un insegnante depravato. È la verità dietro a questi fatti. È la verità dietro a questi fatti è ancora nascosta. L'apatia che permea la società non è altro che il risultato della negligenza del governo e dei media. Dei media, non media. È latino. Vedo che ascolti con una certa attenzione. Ti interessa la politica? Ma sì, mi fa cagare però. Sei uno studente, sono onorato di aver testato l'interesse di qualcuno della tua età. L'aiuto di un giovane potrebbe fare al caso mio, ma non posso assumerti se non hai esperienza. Mi dispiace davvero, comunque mi farà piacere se ti fermerai ad ascoltare un altro dei miei discorsi. Beh, direi che per oggi è tutto. Vado al Bifolo Shop. Bel discorso quel vecchio. Una dialettica simile potrebbe servirci nella negoziazione del metaverso. Ma immagino che cerchi qualcuno con più esperienza. Se gli mostrati la tua dedizione, aspetta. Stavo andando in un ristorante di Guidon, giusto? Scommetto in quello. Sì, l'ha detto, il Beefballo Shop. Dimostragli che cosa sono capaci i giovani. Senti, so che è un azzardo, ma è un vero ladro fantasma. Non si farebbe sfuggire un'occasione simile. Go, go, go. Il Before Shop è qua. Oh, Mishima, cazzo ci fai qui?
cosa? Eccolo qua. No, ma scusa, qualcosa che non mi torna. Lui aveva detto che andava qua. Cos'è, un barbone? No, passante. Mi dispiace. Libri? Ce ne sono di nuovi? Sì, questo. Ecco, i Majed. Li scoprirete più avanti, ragazzi. Chi c'è? Abbiamo... Ah, vabbè. Oh. Ci dovremo... Ma scusa, eh. Se io voglio lavorare qui, come faccio adesso che posso? Vediamo se riusciamo a cambiare lavoro. Che era questo? Potremmo andarci o... Aspetta un attimo, eh. Un attimo. Ah no, la domenica hanno solo... $5,000 yen? 50 euro un cazzo di... Vabbè. Teniamocelo lì. €50 per una stronzata. Bravi, bravi. Questi aumentano la... Poi di uno. Mucca mamma. Da lui possiamo tornarci poi. Andiamo a fare prima quell'altro. Allora, prima andiamo qua, va. Così registriamo che non l'abbiamo registrato. Gentile come sempre. Non abbiamo registrato i... Ciao core. Registrati persona. Infatti. Registra tutti. Perfetto. Vediamo se possiamo crearne qualcuno di nuovo. Facciamo prima. Noi siamo livello 12, quindi possiamo. La vedo zoom e no. Il Kodama sì, ma vaffanculo. Ci interessa il Berry? Cioè, fatto così. Però ne posso... Ne prendiamo tre. Quindi potremmo fare schiva elettricità. Di ripristinare cura fiamme non ci interessa. Qua. Aumenta la difesa. E di qua la cura.
Blocca, resiste, debole al ghiaccio e schiva. Non è male come. Ah no, di qua possiamo prendere qualcos'altro. No, questo lo spostiamo. Facciamo questo. Vai. Conferma. Decidiamo di metterci. Schiva elettricità. Sicuro. Così l'elettricità la schiva, le altre le blocca. Uno lo blocca e uno c'ha la resistenza. Poi mettiamo la cura. A fondo non ci interessa perché tanto affendente. E quella per lì, perfetto. Tra l'altro abbiamo il confidente di rank 2, quindi di rank 2 del ranco, perché l'ha detto lui. Vai, procediamo. Ci liberiamo anche uno spazio. Non sto a farvela vedere ogni volta, così non perdiamo tempo. E andiamo avanti con l'obiettivo di tutti i persone. Che dovrebbe andare su di un livello almeno. O due forse. No, uno. Adesso è Inugami. Inugami mi interessa parecchio, ma chi vuoi? Angel. E il Berit che ho appena fatto. Mi girano un po' le palle, anche perché livello 14 non lo posso fare. Posto così. Eligor. Non ho capito chi è. Questo ho capito chi è. Lei è carina, ma due debolezze purtroppo. E vuoi? E lui? No. Carino. Arsene, posto così, ciao caro. E no. E no. Andiamo avanti. No, perché lui l'ho appena fatto, quindi lo registra in automatico. E riproviamo a fare quel combattimento, dai. Che siamo più forti. Vediamo se riusciamo a prendere la battaglia speciale. Dobbiamo arrivare a 25. Abbiamo entro vento azioni ce ne dia 10.000. Se usiamo il vento ci dà il per 3 con an per 7. Ok. Quindi per 3 per 7. An, vento e entro 20 turni. Perfetto. Nessuno ha il vento qua, mi sa di no. Dei miei no. Tu subito. E ultima Ann, così gli fa più danni e li moltiplica per 7. Perfetto. Per 3, comunque sempre buono. Round 2. Lì ci siamo a 13.000. Ah, la cipolla qua. Staffetta. Lui, poi da lui. Ok. Vai, vai. Perfetto, c'è il vento lui. Cazzo. Staffetta Morgana.
Belle le musiche, ma parecchio belle. Facciamo di un pelo, cazzo. Di pochissimo non ce la facciamo. Vento lui non ne ha. C'è 7000, cazzo. Dovremmo arrivare a 15.000, ma arrivi a 7.000 massimo. Non ce la facciamo, dobbiamo salire ancora di livello, dobbiamo fare più danni. Voglio tornare via, voglio uscire. Posto così. E andiamo a vedere se qualcuno è dietro. Riusciamo ad andare dal politico. Speravo meglio. E aumentiamo anche la perizia, che ci serve la perizia. Questo rumore no. Questo rumore lo sentite anche voi, quindi chiudiamo. E voilà. Cosa consiste il lavoro? Fai il conto, pulisci il locale. Tutte le pietanze sono precotte, dovrebbero essere facili. Fai pesare la bella presenza. C'è altro? Altri dipendenti? Non proprio, abbiamo un budget ridotto nonostante il poco personale. È tutto in mano tua. Che culo. Sei un giovanotto in forze, no? Te la caverai e io ti pagherò per il lavoro extra. Dacci dentro, che ti posso dire? Faccio il tifo per te. Grazie Morgana. Ehi, la carne è pronta. Dobbiamo farlo finché non convinciamo il portata 2, tutto bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Peccato. Cosa sono quegli occhiali? Per caso devi andare a fare snowboard? Chi è? Non lo vediamo. Dicono che i cedri fioriranno più tardi del solito, sai? Per il cambiamento climatico. L'allergia da polline è un vero schifo. A chi lo dici, amico mio? Non potrei andare in montagna neppure se lo volessi. Continua a lacrimare. Sembra terribile. Già, il notiziario diceva che l'allerta pollini sarebbe iniziata più tardi quest'anno. Pare che le reazioni allergiche siano appena cominciate, come il prurito agli occhi. Io no, faccio tanti starnuti, ma il prurito agli occhi no. Proprio come il cattivo tempo, anche questo potrebbe avere effetto sul movimento.
Non sta bene, Ara. Che c'è? Si sente osservata. Invece chi è? Ehi, non trovate che l'atmosfera così sia un po' diversa ora? Un altro. Ah, hai capito? Intendi senza Kamoshida? Già, prima nessuno osava parlare di lui liberamente. Vero. Vorrei solo che qualcuno ci ringraziasse. Comunque sì, è andato tutto per il meglio. Dopotutto, Kamoshida è stato punito per i suoi crimini. Per quanto mi riguarda, abbiamo vinto. Sono d'accordo. Chissà cosa gli succederà da adesso in poi. Lo stupreranno in carcere. Voglio dire, tutti sanno che è un criminale ora, no? Dovrà convivere con l'odio della gente per sempre. Molto probabile, ma non provo pietà per lui. Se l'è meritato. Assolutamente. Oh, Kawakami. Era facile, no? Ok. Ah, quindi subito, però se vado al momento, al sì, al momento. Al momento non esco la sera. Scegli tu il sapore. Vedo che siamo tutti qui. Vuoi andare nel momento, vero? Vabbè, ci andremo. E la sera studiamo, a questo punto leggiamo un libro. In realtà, vabbè, tempismo perfetto, andiamo subito nel metaverso, allora. Faresti qualsiasi cosa tu pur di non studiare, eh? Sì. Controlla le tue informazioni su un obiettivo selezionando visualizza richieste al ritrovo o premendo triangolo per visualizzare richieste nel menu principale. Una volta confermate le informazioni puoi iniziare le missioni selezionando esplori memento. I memento possono essere esplorati anche senza obiettivi, ma il tempo passerà come durante un'infiltrazione in un palazzo. Sii prudente quando la scadenza è vicina. Ah, ok. Esatto. Le segnalazioni che abbiamo ricevuto. Qui si parla di un arrogante bullo dai capelli castani, frequenta la Sujin Academy. Adesso però non si limita solo al bullismo, maltratta e ricatta gli altri ragazzi. Sicuro di non aver solo voglia di andare nel movimento? D'altro canto non possiamo lasciarlo fare, dobbiamo intervenire. Nessuna obiezione, vero? Allora, se sei d'accordo, possiamo andare. La decisione è unanime. D'accordo, ora dobbiamo solo colpire il bersaglio nel movimento. Mi piace raccoglierne di più, così ne faccio di più, però... Andiamo! Andiamo! Magari passiamo anche di livello, va, farmiamo un po', troviamo qualche nuovo...
persona. Visto che poi scenderemo molto di piano, si può fare i viaggi veloci comunque, fino alle banchine o alle aree di sosta. Beh, i momenti sono influenzati dalle emozioni del pubblico, quindi le condizioni meteorologiche alterano le emozioni della gente e questo modifica i memento. Non solo i memento, anche le ombre all'interno, il tipo di cambiamento dipende dalle condizioni meteo, potrebbe tornarci utile. Nei giorni di cattivo tempo, come quelli piovosi, i memento saranno più pericolosi, avrai però una chance di ottenere oggetti extra. Ti imbatterai in molti più nemici, ma talvolta potrebbero esserci nemici rari. Inoltre potresti trovare oggetti di maggior valore e ci saranno più forzieri, sfrutta al meglio questa opportunità. No. Quando c'è tanto polline, che succede? Non lo so di preciso, ma l'impatto sul movimento è determinato dalle emozioni del pubblico. Come ci sono sembrate le altre persone? Adesso che ci penso, alcuni compagni di classe hanno delle brutte allergie. Sembrano molto distaccati e a quanto pare i farmaci gli danno sonnolenza. Capisco, l'effetto sui memento potrebbe essere simile. Nei giorni con tanto polline, oltre ai consueti effetti del cattivo tempo, nel memento potresti trovare delle ombre addormentate. Infatti si sfruttava questo bug perché se si sta troppo fermi nel memento arriva il Reaper, che è un persona molto forte che 9 su 10 vi fa fuori. Però con il polline lo trovavate, arrivava ed era addormentato. E quindi lo sfruttavi per farlo fuori e salire di parecchi livelli. Potrei fare la prova qua, però bisogna aspettare un po'. Proviamo, dai. Facciamo una prova, adesso arriviamo giù. Non so se... partiamo dall'inizio, dai. Ah, resisti. Attacchi fisici non gli fanno niente. Allora, riproviamo. Spaventata. Quindi ha bisogno di... ma io patisce grande fame. Io vorrei proprio mangiare qualcosa. Vale anche per me. Coincidenza. Fino ai tempi antichi umani hanno temuto e rispettato spiriti e divinità. Allora perché noi ora in questa situazione? Perché io ho la tua mercé? Allora, argomento difficile, si incazza. I tempi sono cambiati. Io provo invidia per tua calma e tolleranza. Voilà. Preso. Abbiamo fatto bene a uccidere gli altri.
c'è un cazzo. Salvare, abbiamo salvato poco prima, adesso troviamo l'uscita, facciamo... Questo dorme. Questo pure. L'uscita, come al solito, la trovo sempre a culo. Qua non c'è niente. Altra imboscata. Ho sbagliato. Lo sapevo. Non mi ha dato quello con subito debole, peccato. Vabbè. Però minchia che male. Dati. Yoshi. Non ci troviamo tesori eccetera, almeno questo che dobbiamo farlo farmiamo un po', va? Mi sto perdendo, abbiamo esplorato tutto, no, di qua no. Vedi? Ciao. Bene, ancora loro. Ciao ragazzi. Minuti, ok. Due tesori. Buono. È il primo. Questa è la cosa bella di Mementos. Tra l'altro procedurali, eh. E adesso andiamo verso l'uscita. Verso l'uscita, verso giù. Cos'è? Lo scoprirà. Lo scoprirò. Sento frutta, quindi è fruttato. Garden? No. No. Cazzo, quello è potente. Ma visto. Sfiga, Però Tio. È un Berit che è debole al ghiaccio. Così. Bronzo. L'abbiamo dato via quello con ghiaccio. Porca puttana. E non l'ho passato. Vedi che sono un pirla. Oh, è sempre su di lei, eh. Vai figlio di zoccola. Non
Ma tu, vabbè, sono tutti i soldi che le vendiamo. Cazzo. Lo sto guardando. Vai alla zona inferiore, guarda qua. Area 2. Adesso lui dovrebbe dirci se lo sente da questa parte o no. Ah, non abbiamo trovato fiori. Certo. Mementos ga so itteru. Arigato. Kono saki demo hana to jaa saki. Ciao Garo. Qua ve lo spiego, è rischioso stare in un'area troppo a lungo. C'è quest'ombra spaventosa nel memento che ci darà la caccia se ci tratteniamo troppo. Il mietitore, il Reaper. Se passi troppo tempo in un'area del memento, un'ombra spaventosa chiamata il mietitore potrebbe fare la sua comparsa. Il mietitore è potentissimo. Meglio non affrontarlo in combattimento. Se senti il rumore di catene, abbandonerà l'area immediatamente. Oh, i Kodama, questi sono i Kodama. Niente. Niente. Non deboli al fuoco, bene. Lui non ha più qualcuno con fuoco, mi sembra strano. Non può essere. Sembrava strano. Se proprio devi puntarmi con l'arma contro, puoi almeno darmi un po' di gocce per occhioni. Dai, sì, dai. Sei proprio gentile, non aspetta, ma... Okay. Tanto ci mancava. Uno l'abbiamo anche ucciso, quindi prenderemo poco, ma... Allora, andiamo di qua. Trovati i fiori. Niente. Chiuso. Altro fiore. Di là c'è un fiore, poi ci andiamo. Questo dorme. Dai. Ovviamente, come sempre, i messaggi. 7 messaggi. Perfetto, qua c'è. Kita è morta. L'uscita, come al solito, io vado a casa, la trovo sempre. Andiamo di qua.
Ah, c'è il tizio. Vediamo un po'. Un po' di fiori li abbiamo presi. Lo riconosco dai miei studi, ha aperto dei desideri umani molto forti. Cazzo vuol dire? Anello della lussuria. Ah, però. Ah, però. Questo poi lo guardiamo. Libro dei timbri. Di aver escogitato un gioco divertente da fare nel momento mi è venuto in mente guardando la metropolitana nell'altro mondo. Ciò dimostrerà anche che avete cercato i fiori dappertutto. I timbri offrono ricompense diverse rispetto ai fiori. Raccoglierli entrambi a più non posso. Esplorando il momento puoi trovare dei podi per timbri messi lì da José. Otterrai solo un timbro per podio, ma dopo averlo raccolto più timbri José ti aiuterà con l'esplorazione. Figata! Vediamo un po' come funziona. Allora, vediamo un po'. Oggetti. Parlando con sé nel momento, potrai cambiare fiori per degli oggetti. A seconda dell'oggetto che cerchi, la quantità di fiori necessaria cambierà. Più l'oggetto è raro, più fiori serviranno. Questi fiori non possono esistere fuori dai momento, quindi fai attenzione, perderai i fiori raccolti all'uscita. Ah, quindi mi conviene spenderli. Goccia dell'anima. E cognizione cos'è? Questo per i timbri. Posso modificare il momento per te in molti modi diversi. Quando raccogli i timbri otterrai punti da poter usare e far sì che José cambi le cognizioni ambientali. Cambiando la cognizione potrai aumentare la quantità di soldi, oggetti o esperienza che puoi ottenere nel momento. Potrai scegliere quale effetto aumentare investendo punti. Usali saggiamente. Che figata. Puoi ripristinare i punti investiti usando i fiori. Tuttavia i punti avranno tuttavia più punti avrai investito più soldi se più fiori serviranno. Per avere il cambio di cognizione occorrente usa R1 per mostrare la mappa principale. Puoi controllare lo stato in qualsiasi momento durante l'esplorazione. Figata. Però qua punti non ne abbiamo, quindi ci prendiamo un oggetto. Goccia dell'anima. No, per ora non prendo un cazzo. Prima di uscire ripasso. Va bene, ciao caro. Di qua non siamo andati. Di qua è chiuso. Shadow ho trovato. Che botto. La postazione dei timbri. Dovete cercare anche questi oltre i fiori. Timbralo. Punto trovato. Dedalo di Ae Yatsmut. Sono 8. Allora, di là non siamo ancora andati a vedere. Qua si va su, qua si va giù. Là c'è lui, quindi andiamo a prendere il tesoro. Akita è morta.
Qua c'è un'ombra potente e a noi non ci interessa perché è addormentata, quindi la facciamo sicuro. Sempre lui, oh cazzo. Ce l'abbiamo il ghiaccio qua, qualcosa di ghiaccio. Eccolo qua. Vai, fare in culo, va. È andata male. Buono, buono. Perfetto. Che si fa male Anna con la staffetta, mamma mia. Dobbiamo sbrigarci. Quindi andiamo a prendere il... dov'è l'uscita? A prendere il tesoro, che non mi ricordo più dove era. Qua. Andiamo a vendere sti robi. A usare sti fiori. Se non mi interessi. Proprio di qua invece ho sbagliato, vai la zona inferiore. Vabbè, ci andiamo dopo. Ok, un bersaglio in quest'area, ma macchina. Perfetto. Perfetto. Perfetto, perfetto. Andiamo avanti. Di qua. Non c'è niente. Qualcuno di nuovo? No. Captain Kid!
Vediamo se scotta. Frutti rossi. Mamma mia, che palato, ragazzi, al frutti rossi. Tenero i frutti rossi. Mi spiace che hai paura di morire, ma devi morire. Dobbiamo ritrovare quello che vende sta roba. Questo dorme, lasciamolo dormire, non è che abbiamo così tanto tempo. Fin qua non vengo, non dico cosa c'è. Dai, levati dei colpi, su. Perfetto, tanto. Punti esperienza, via. Gray, quando vedrai questo episodio, caro Ryuji, mi hai scritto, oggi è il 20, tu mi hai scritto un messaggio e ti posso dire sì. Vai Morganina. Vai, abbiamo preso soldi, punti esperienza, ma c'è uno. Ma scusa, cazzo, sto andando. Di qua siamo già andati. Ok. Te stai dormendo, quindi ti lasciamo dormire. Abbiamo trovato un'altra. Quello che non capisco. Ah, ok. Ciao Core. Ho sbagliato a girare. Questo succede perché non guardo la mappa. Di qua. Andiamo di qua. Vedi di morire. Dimmi che di qua non devo tornare sopra. E invece, ah no, però qua c'è il coso per timbrare. Prendiamo subito. Ne abbiamo solo due, ma vabbè. Dobbiamo tornare sul primo piano dopo, porca miseria. Andiamo, andiamo. Finito questo, andiamo su, spendiamo i fiori. Torniamo fuori e salviamo. Diventare ancora più prepotente. Andiamo. Vai, vai, tanto gli rompiamo il culo anche a questo, su. Ora era debole al fuoco, eh? Vento? Non mi ricordo. No. Merda.
Allora siamo spaventati contro non nemico, uccido nemico, maledetto, non ci interessa. Fure, se vuoi, e paura. Dai. Strano che non fosse debole al fuoco. Cazzo, era debole. No, era debole per forza al fuoco, solo che questo non ce le ha le debolezze. Strano. Molto strano. Manca ghiaccio nucleare. Maledetto, e quello io non mi ricordo già. Vabbè. Figlio di troia. Ragazzi, dovete smetterla di mancare però, sennò diventa un problema. Mi ha rischiato qua, ho voluto rischiare un po' troppo. Frullato proteico. Fatta la richiesta. Siamo un'ora e 5, ancora 10 minuti massimo, ragazzi. Dobbiamo ritrovare quello per spendere sti cazzo di fiori. Forse andiamo via e andiamo su. Questa l'abbiamo già usata. Esatto. Dobbiamo ritrovarlo però. Non sarà un problema. Minchia, mi sono dimenticato di curarli. È un problema adesso, Fortuna, va. Poi curiamo subito gli altri. Andiamo a farli fuori, Joker. Minchia, non li ho uccisi. Oh, yeah, no, 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 no,
L'ha mancato, ma guarda te. Porca puttana. Abbiamo rischiato grosso, per fortuna. Cura immediatamente, autoguarigione. Perfetto. Andiamo a vendere sti fiori che poi ce ne torniamo a casa. Lo trovo. Allora, abbiamo trovato magari di qua. No, via. Mi scacciata! Nara, so code chimerio! Shadow da! No! Chui Shiroyo Joka! Mona! Moto! Cazzo! Proviamo andare di là! Sfiga! L'abbiamo trovato subito, ovviamente, adesso che abbiamo fretta. Pure questi. Dai. No, non è qua. E non c'è un coso di timbrini. Tornare indietro. Qua ce n'è un altro. Mollami. Non so neanche dove cazzo sto andando. E no, qua è tutto chiuso, non c'è più qua. Dove cazzo è? Non è qua. Sarà spostato. O magari lo becchiamo all'entrata. Ho mancato il coso dei timbri. Girerebbe le palle perdere i fiori che abbiamo trovato. A parte che tanto vedo che te li rimettono a prescindere, però... Sai, sono 80, potevo prendere della roba. Vediamo se lo troviamo qua. Sfiga. No, al massimo li perdo. Oddio. Tanto abbiamo farmato un po', ragazzi, dai. Abbiamo trovato anche un po' di roba. Fiale del sonno. Abbiamo finito di esplorare tutto, no?
Dobbiamo andare anche di là, vediamo, magari è qua. Vicolo cieco. Buono. Come altri. Mi fa piacere che sono più punti esperienza, però. Dimmi. Dobbiamo andare lì, no, di qua. Ed era chiuso. Cazzo, non è neanche qua. Vai alla zona superiore. Magari lo troviamo all'entrata, se mi fa sta grazia sarebbe bello. No. E io devo uscire da qua per forza, non posso star qua. Vabbè, sto giro li perdiamo, ragazzi, dai. Posso andare avanti ancora a farmi un episodio di 2 ore perché sto cercando sto stronzo. Quindi, usciamo. Me ne torno. Pensavo che rimaneva nello stesso piano e tu dovevi trovarlo. Mi spiace. Perfetto, ragazzi. Ci è arrivato anche il pacco. Con i fertilizzanti per la pianta, vedi? Quelli rari. Salviamo. Ragazzi, io, like always, vi ringrazio. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace, lasciate un commento, ditemi come state trovando il gioco e le solite cose. Io poi vi risponderò a tutti e cercherò di rispondere il prima possibile, fare i cambiamenti appena saranno su. Quindi probabilmente a quest'ora avete già visto i cambiamenti che avete chiesto, ma lo sto ripetendo perché siamo ancora al 20, quindi mancano ancora 10 giorni prima che uscirà il primo. E niente, ragazzi, detto questo, grazie e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!